Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio della Ranguidata su Bloodborne. E questo è il primo degli episodi che avete visto che sto registrando ora che sono tornato a casa, che ho terminato gli esami e sono libero appunto di tutti i miei vari inghippi, tra virgolette. È vero che c'è ancora la tesi, eccetera, eccetera, però tranquillità, sono a casa, sono più sereno e sono riuscito a recuperare i salvataggi, cosa non scontata perché erano su una pennetta, per fortuna che ho ritrovato, e sono molto contento di poter terminare questo percorso. La cosa che mi dispiace è che anche qui il finale si è protratto, in molti mi avete scritto delusi perché la serie si è interrotta così senza arrivare al finale, ma ero sicuro di poterlo recuperare il salvataggio, era il problema di trovarlo. Ora che l'ho trovato finalmente possiamo concentrarci sul finire tutto quanto. Sono su PlayStation 5 adesso che sto registrando, non so se noterete qualcosa di diverso, però ho anche migliorato un po' l'editing, eccetera, anche la color correction, un po' di piccole accortezze che possono rendere il video più godibile. Allora, abbiamo 135.000 echi. Non so quanto... Boh, per pochissimo. Allora, addio. Credo che almeno un livellino ce lo possiamo fare adesso, eh. Ora dovrò un pochino riorientarmi perché dopo aver giocato così tanto a Demon's Souls, insomma, diventa un po' complicato tornare alle vecchie abitudini, tra virgolette. Ma il mio programma è in circa altri due video, questo e altri due video dovrei aver terminato Bloodborne, anche questa run. Di conseguenza non durerà ancora molto questa serie. Allora, un livellino ce lo possiamo fare. Aumentiamo l'abilità di un punto. Confermiamo. E direi che possiamo tornare al nostro incubo. Andiamo alla torre dell'orologio astrale, l'area in cui abbiamo sconfitto Lady Maria nell'ultimo episodio, e proseguiamo nell'ultima area, una delle più ostiche dell'intero gioco secondo me, perché ci sono dei nemici veramente veramente tosti. Molto bene, qui ci sono un bel po' di segreti da dover scoprire, lo faremo piano piano tra questo episodio e il prossimo. In questo episodio ci concentreremo a esplorare tutta l'area che ci aspetta. In quello successivo faremo i boss rimanenti. Nel terzo sarà la chiusura con il finale di Bloodborne originale. Andiamo. Ed eccoci qua. All'isola dei pescatori. Non è venuta la scritta. Che strano. Prendiamoci gli elisir, stiamo attenti a non addentrarci troppo nelle acque perché non sono molto sicure. La scienza del folle. Bergenworth. Bergenworth. Assassini blasfemi, mostri assetati di sangue, espiazione per i miserabili, per l'ira di Madre Kos. Pietà per il povero bambino invecchiato. Pietà, oh per favore. Eccolo, questo personaggio dovremo tornare a parlarci più avanti. Bergam, assassini, blasfemi, espiazione per i miserabili, per l'ira di Madre Kos. Pietà per il povero bambino invecchiato. Pietà, oh per favore. Espiazione per i dannati. Rilascia la maledizione del sangue su di essi e sui loro figli.
e sui figli dei loro figli per sempre. Ogni miserabile bambino sarà destinato a una vita di stenti. Pietà, lascia. Bene, abbiamo esaurito i suoi dialoghi. Dovremo tornarci a parlare quando avremo qualche oggettino che avremo più avanti. Ed eccoci qua, al villaggio dei pescatori, non l'isola dei pescatori, perdonatemi se abbiamo detto l'isola. Accendiamo la lanterna. E qui abbiamo uno shortcut che dovremo sbloccare più avanti. Ora, io ho la luminosità estremamente bassa, quindi dovete scusarmi se per un istante la alzo un po'. Ok, dovrebbe andare leggermente meglio. Allora, andando qua, troveremo dei nemici abbastanza temibili. Ora, abbiamo il Tonitrus e la lama seghettata. La mannaia dentata. Dovremo un attimino sperimentare quale delle due fa più danno. Beh, comunque, l'importante è bisciottarli. Se li bisciottate, questi nemici vuol dire che siete messi bene. Al contrario, è un po' un problema. Dovete stare attenti perché qua ci fanno un sacco di imboscate. Sono nemici estremamente subdoli. Fate ben attenzione al suono. Non si possono... cioè, non si perde in automatico quando fanno questi attacchi, però fanno poco danno comunque, possiamo gestirli. Ora, passiamo un attimino qua in alto. E picchiamo lui, perfetto. Qui dovremo prendere questo oggettino. Gemma del sangue umida della tempra, 6. Là sopra c'è un altro oggetto che potremo prendere tra poco, fanno molto. Ora, qua è un po' un guaio perché c'è questa specie di sciamano che spamma incantesimi. Corriamoli un pochino in tondo. Anche senza il lock, come potete vedere, si possono gestire. Perché ci mettono tantissimo a effettuare questo attacco. Quindi voi potete correrli intorno e colpirli alle spalle. Ora, dobbiamo correre contro quello sciamano molto molto velocemente. Questi sono quelli più fastidiosi. Ok, si one shotta. Ora, una cosa importante è non correre direttamente contro questo nemico. Possiamo attirarlo se volete, però dietro qui l'angolo a sinistra c'è uno squalone gigantesco che è pronto a farci la festa. Quel nemico là non si sposterà, credo, di lì, almeno fino a che non avremo aggrato, non avremo attirato il bestione qua dietro. Salve bestione. E questi sono i nemici più robusti dell'intero gioco e fanno malissimo. Ok, fanno anche una presa molto molto cattiva. Più che altro perché hanno un tracking pazzesco e un attacco difficilmente da intuire quando viene compiuto. Perché hanno tantissimo delay, caricano tipo 3-4 secondi l'attacco e poi vanno giù di botte e fanno malissimo. Comunque, questo l'abbiamo fatto fuori, è la cosa più importante. Pensiamo anche a lui. Distruggiamo queste ampolle che esplodono in teoria. Avrei voluto farle esplodere con vicino lo squalo gigante, ma non ci sono riuscito. Prendiamo il sangue, qui c'è qualcun altro, salve. Mi curo per sicurezza, tanto dovrebbe essere un problema adesso. Ora, qui abbiamo uno shortcut, ragazzi, che non dobbiamo sottovalutare qua vicino, dovrebbe essere laggiù. State attenti a prendere quegli oggetti perché ci sono nemici che lanciano molotov e altri oggetti esplosivi e quindi ci fanno molto male. Sentite che macello? Ok. Prendiamo la saggezza del grande essere, un bel po' di punti intuizione per noi. Calciamo questa scala, così abbiamo lo shortcut già bello e pronto. Poi
Qui non abbiamo, credo, niente qui dietro. Vediamo un attimo per essere sicuri. Per non tralasciare nulla. Ok, qui non c'è niente. L'illuminazione è estremamente... forse è un gioco di contrasto. Lo vedo molto strano rispetto a voi su, che avete nel video. È un po' più... i colori molto più scuri. Allora, qua siamo dentro questa casetta. Qui troveremo una, qualcosa di interessante. Oltre che a dei nemici. Eccolo, uno qui dietro. Questi sono più robusti, richiedono 3 colpi. Allora, salve. Qui troveremo il set di Simon praticamente. Cappuccio stravolto, abito stravolto, eccetera. Allora, è molto buono anche come statistiche, se non ricordo male. Ce lo possiamo leggere, vedete? Allora, alcuni cacciatori della chiesa cedono la loro identità per insinuarsi nei meandri più oscuri della città. Quest'abito permette a tali individui stravolti di passare inosservati. Questi cacciatori rilevano i primi segni della piaga e sono la prima linea nella difesa contro l'epidemia. Forse, in età avanzata, scovano segni anche quando non ce ne sono. Dopotutto, il mendicante dietro l'angolo non sempre è ciò che sembra. Quindi ci dà una storia dei cacciatori all'interno del villaggio dei pescatori. Non male come oggetto. Abito stravolto. Quest'abito permette di tagliare quei cacciatori che levano i primi segni della piaga e sono la prima linea di difesa. Ok, più o meno la descrizione sembra la medesima. Quindi abbiamo questi oggetti che non sono malaccio. Vedete che ha più, un po' più di difesa fisica, meno a impatto, un po' più dall'affondo, un po' più arcane, a fulmine. Sinceramente... io questo oggetto me lo metto, almeno questa bandana, vediamo, abito stravolto, ha molta più difesa fisica, meno a impatto, un po' più da fondo, questo è un pochino più equilibrato, ma tanta resistenza al veleno, al veleno rapido, meno alla follia, per la follia più avanti questo sarà un problema, però per adesso ci teniamo questo set. I guanti in realtà non sono una grande idea, quindi non me li metterò, i pantaloni invece... i pantaloni possiamo metterli. D'accordo. Scendiamo qua. No, non ho preso l'oggetto. Accidente a me. Vabbè, tanto abbiamo la scorciatoia qui pronta. Non pensavo fosse proprio lì sul bordino. Allora, scorciatoia, scorciatoia. A me. Sarà un video piuttosto lunghino questo, perché già vedo che siamo a 13 minuti, quindi... e abbiamo fatto poco o nulla ancora dell'area, siamo all'inizio. Non è lunghissimo, però è pieno di nemici, di trappole... e dovremo anche fare un po' di backtracking, quindi attenzione. Allora, qui abbiamo un pezzo di pietra del sangue, che per carità non è nulla di fondamentale, ma schifo non ci fa. Molto bene, molto bene. Possiamo tornare qui sui tetti e stare molto attenti. Perché da questo momento iniziano un po' i casini. Allora, cerchiamo di attirare piano piano i nemici. Questi vengono bisciottati, come potete vedere. Quelli sono più potenti, credo. Cerco di attirarlo con lo sparo, non ce la faccio. Provo a colpirlo così, dovrebbe... ah, anche questi 2 colpi. Se fate questo giro largo non dovreste aggrare quei nemici. Quindi potete un po' prenderli alla sprovvista. Chi è? A quello ci lancia gli oggetti. Vabbè. Allora, non possiamo... invece sì, possiamo raggiungerli. E credo che li abbiamo anche un po' fregati, perché... non se lo aspettavano proprio che arrivassimo da dietro così. Va bene. Li abbiamo mezzi fregati. Ora, abbiamo ripulito l'aria, possiamo prenderci gli oggetti con più tranquillità. Abbiamo queste fiale... 4 fialette, wow, non ricordavo fossero così tante qui. Un'urna di petrolio, anzi ben 4 urne. Ecco, questo è quello problematico che spamma. Per fortuna che... non ci ha colpito. Ora il mio dubbio è se colpisce anche qua all'interno. Sì, evidentemente sì, però. Perché c'era un altro. Mamma mia, sei proprio scatenato, amico. Ok, curiamoci un attimo. Spamma molto, però. Una volta che l'abbiamo avvicinato, li facciamo malissimo. Poi ovviamente, ragazzi, io sono anche così forte. Vi ricordo perché abbiamo fatto prima i calici.
Quindi, ecco, se fate prima il DLC dei calici, sicuramente il danno che fate sarà inferiore. Molto bene, abbiamo liberato anche quest'area, abbiamo un oggetto lassù da prendere. Possiamo prendere abbastanza agevolmente. Gemma del sangue umida del fuoco strana. Molto buono. Qui non c'è molto altro, non credo di star perdendo nulla per adesso. Ok. Qui, ragazzi, c'è una parte abbastanza importante. Non so se farla adesso. Qui troveremo un'arma. Allora, prima fermi tutti. Fermi un attimo, mi serve un oggetto prima. Allora, qui troveremo un'arma. Per ottenere quest'arma però dovremo sconfiggere due di questi squaglioni giganteschi. Io vi consiglio di utilizzare la lama d'osso dello sciamano perché ci aiuterà. Ora, ne abbiamo solamente tre. Credo che si possano acquistare questi nel negozio. Oppure fate un backup se non siete sicuri di farcela, perché sono in quantità limitata. Allora, per adesso ne abbiamo uno solo, è uno di quelli grossi e c'ha pure una ancora. Il problema però sarà quando sono due. Ecco, vabbè, il danno non ce n'ha fatto neanche troppo, devo essere sincero, però il problema sarà, ecco, quando arriva l'altro. Come dicevo. Allora, io provo a rifare la strada. Credo sia successo qualcosa di inaspettato e spero che questo non si butti qui dentro. Allora, curiamoci un attimo. Il problema è che si gira tantissimo questo. È assurdo. Se si riesce ad andare lì dietro diventa un po' più gestibile. Non così. Ok. Viene anche stordito se gli entrate con tre colpi. E adesso chiama quell'altro. Io ne ho sprecato intanto uno perché sono un pirla. Quando chiama quest'altro dovreste riuscire un pochino a separarli. Questo solitamente è più agile. Colpirlo con la lama dello sciamano e non mi ammazzare però, ti prego. Allora, teoricamente dovrebbero combattere tra di loro adesso. Ammazzatevi, almeno uno di voi uccidetevi. No. Sembrerebbe di no. Ah, perché sono entrambi quasi morti. Il problema è che non lo è nessuno. Questo non è proprio un bene. Tu devi morire. Ok. Uno è morto. E mi dà l'arma, ok, già. Ok, basta che ne ammazzate uno. Quest'altro. Oh. Oh. Che pazienza. Allora, abbiamo preso la racuglia. La vediamo un attimo. È un'arma molto interessante. Praticamente l'arma di Lady Maria. Un'arma da caccia brandita da Lady Maria della Torre dell'Orologio Astrale. Questa spada proviene dallo stesso paese della Chicage di Kainast. Tuttavia non si nutre di sangue, ma esige una grande destrezza. Lady Maria, nonostante fosse una lontana parente della regina, apprezzava molto questo aspetto dell'aracuglio, poiché denigrava le spade di sangue. Ma un giorno, scossa dal rimorso, abbandonò il suo amato aracuglio, gettandolo in un pozzo buio. Questo ci dà una ottima... un ottimo background anche di Lady Maria stessa, appunto. Ora, gli oggetti lassù li prenderemo più tardi. Spero di riuscire a farcela in questo video. Il problema adesso sarà uscire da qui, perché io non ho ucciso nessuno, ho corso qui direttamente. Vediamo un pochino se riesco a...
Oh mio Dio. Allora, fermi tutti. Io, vedete, io ho corso direttamente qui, non è stata una grande idea. Allora, ho bisogno di calma. Mica arriva fino a qua, spero. Oh. Ok, finché ci sono solamente questi non è un problema. Aia. Ok. Calma e sangue freddo. Prendiamoci un po' le fialette. Fortuna è che questi ce ne danno in abbondanza. Allora, il ciccio pasticcio grosso è laggiù. Questi arrivano qua e mi fanno un grande favore. D'accordo. Tu ci saluti. Tu anche. Quello è tornato laggiù al suo posto. Il che mi fa molto piacere. Stai là, stai là. Non ti curare di me. Madonna santa. Allora, picchiamo questo e rompe le scatole. Vorrei provare a farlo esplodere. Vediamo se riesco a farlo andare qua. No, le ha distrutte e basta. Va bene. Danno però gliel'ho fatto con questo affarino. Calmi. No. Uff. Ok, l'ho schivato, non so neanche io bene come, ma ha funzionato. Mi dà un po' di gemme. Io preferirei che mi dessero delle fialette, perché questi sono un consumo continuo di fialette. Sono una cosa allucinante. Danno un fastidio assurdo. Ora, ecco il sangue recuperati, perché sono morto una volta qui nel tentativo di entrare nel pozzo. Mi hanno ucciso, probabilmente mi hanno rubato. Mi hanno rubato gli echi. Allora, con calma voi. So bene che ho allungato un po' il brodo in questo modo, ma per completezza volevo rifarvi vedere tutto. Allora, qui abbiamo preso tutto quanto. Gli oggetti in alto li abbiamo presi. Questi potrebbero essere delle fiale che mi stanno benissimo. Abbiamo lasciato dei nemici in alto, se non erro. Sento dei passi. Eccolo là. Bravo, scendi giù. Ci dai anche delle fiale che a me non fanno mai schifo, eh. Questo è, ormai è programmato per tirare le bombette fuori e basta, a quanto pare. Non si sono sforzati molto quelli della From, eh. Almeno di girarsi. Comunque, una volta fatto questo, dobbiamo proseguire qua. Ed è un'area, anche questa, abbastanza ostica. Perché ci sono dei cani, innanzitutto. Se possiamo chiamarli cani. Che one-shottiamo, però. Più che altro, però, c'è un altro di quegli uomini squalo molto, molto antipatici. Ma più avanti, non adesso ancora. Ciao, cane. Aia. Aia. Che vuoi? Ah. Io, ragazzi, preferisco stare sempre full vita, perché temo di essere one-shottato come una merdina da quegli uomini balena. Per ora qui siamo al sicuro. Il problema sarà quando arriverà lo sciamano, che è lassù, e là c'è l'uomo balena. Quindi, aia. E ti cercano anche parecchio questi cosi. Allora, l'uomo balena dovrebbe essere lassù. Cioè, no, in realtà doveva già essere qui, no? Non so bene. Vabbè, forse è qua dietro l'angolo. Non vorrei sbagliarmi. Sì, è qua dietro. Va bene. Sbarazziamoci di questo. E ora pensiamo all'uomo balena. Stordito.
Non vedo niente, non vedo niente. Alzati. Scappa, 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 scappa. Non mi va di morire proprio adesso, Scusate se non è un gran gameplay, ma... Io ci provo a schivare. Io spero che parta il colpo. Così lui attacca e li schivo dietro. Ma non funziona mai. Allora, il suo aggro ha un limite fino a qui. Ah, ma che salto ha fatto, amico. Poi il bello è che si gira. Quindi non siamo mai troppo al sicuro. Dove vai? Avrei voluto schivarlo. Curati tantissimo. Ok. E un po' di tempismo ci vuole. E quando fa attacchi singoli è gestibile. Il problema è quando inizia a schiaffeggiare ovunque come un pazzo. A meno ci ridà 5 fialette. D'accordo. Possiamo esplorare tranquillamente l'area, finalmente. Prendiamo la saggezza. Potrebbe esserci qualche altro oggettino qui nascosto. No? Strano. Sembrava ci fosse. Comunque, in linea di massima, non dovremmo trovare più questi squali giganti. Quindi almeno per questo siamo al sicuro. Allora, potresti anche pensare... magari di evitare il nemico e dirigervi alla lanterna che si trova qua, perché è un checkpoint. Non fatevi prendere un infarto da Simon o Simon. Siamo giunti alla fine della sua quest praticamente. Oh, mi dispiace, ho combinato un bel guaio. Ora riesco a sentire la campana. L'assassino incappucciato con la pelle di Belva è sulle mie tracce. Ancora. E ancora. Non si ferma mai. Ah. Ti prego, devi fare qualcosa. Questo villaggio è il vero segreto. Il testamento dei vecchi peccati. Esso alimenta l'incubo di questo cacciatore. Ti prego, poni fine all'orrore. I nostri padri hanno peccato. Noi cacciatori non possiamo portare il loro fardello per sempre. Non è giusto. Non è giusto. E ci lascia così, con l'arco affilato di Simon, o Simon, e la chiave camera interna della cella sotterranea. Questa chiave è importante. Questa chiave ci serve. Allora, non torniamo subito al sogno, perché prima ci tenevo a farvi godere di questa vista. Questa luna avvolta. E da qui possiamo già avere un'anteprima di quello che ci aspetta laggiù. Allora, scendiamo, perché qua non abbiamo altre strade da prendere. Sono tutte chiuse, sono tutte shortcut che potremo sbloccare più avanti. Abbiamo questa qua bloccata che ci porterà al boss. E e niente, questa. Da qui ci siamo praticamente entrati. Dovrebbe esserci qua un altro shortcut, se non erro. Sì, che però non possiamo aprire. L'unica strada percorribile è quella sui tetti. Andando sui tetti avremo a che fare con lo scontro con Brador.
vari scontri con Brador, ovvero appunto lo stesso che perseguitava Simon. E ogni volta che lo sconfiggeremo, sentite la campana, questo è il suono che ci preavvisa, che ci avvisa del suo arrivo. È possibile evitare questi scontri andando nella cella. Adesso abbiamo la cella per, cioè la chiave per aprire la sua cella. L'ideale sarebbe tornare alla lanterna di dove abbiamo sconfitto Ludwig, andare alla cella dove sta Brador, ucciderlo e ci eviteremo questi scontri. Io invece preferisco farveli vedere questi scontri. Nonostante che lo uccidiate nella cella oppure lo affrontiate qua, avrete comunque sempre i drop. Se lo uccidete nella cella non comparirà più il suo spettro, tra virgolette, ma ci saranno comunque i suoi drop nei punti in cui spona. È una boss fight abbastanza, cioè un combattimento abbastanza simpatico, perché lui si buffa perdendo un po' di vita, ma non fa tantissimo danno in realtà. Siamo molto forti e con un R1 spam lo distruggiamo. Allora, sconfiggendolo la prima volta abbiamo le bende insanguinate, le sue braccia tra virgolette. Picchiamo lui. Questi fanno fulmini, fanno casino, sempre meglio ucciderli. Possiamo leggere le sue bende. Bende insanguinate. Brador indossò lo scalpo bestiale di un compatriota e si nascose nonostante odorasse ancora di sangue. Parte delle macchie di sangue risale a quel giorno. Allora, qui abbiamo direttamente il passaggio per uno shortcut. Però andando direttamente qui ci perderemo un bel po' di cose, un bel po' di oggettini interessanti, quindi io non lo farò. Proseguiamo invece sui tetti. Beh, volevo proseguire sui tetti ma non è andata esattamente come volevo. Ok, questo è caduto dall'alto, pensavo fosse un nemico. Allora, qua abbiamo la scala per risalire. L'ideale però è continuare sui tetti, perché possiamo sconfiggere un buon numero di nemici. Poi gli oggetti sotto ci pensiamo a momento debito. Allora, andiamo qua. Andiamo qua sul tetto. Che casino che fanno, mamma mia. Ok, lui è andato. State sempre attenti che dietro gli angoli non ci siano qualche nemico pronto a farvi un agguato. In questo caso non c'è nessuno. Sotto però è pieno di nemici, ma ci penseremo tra poco. Allora, qui dovete stare attenti perché questo qui spamma. Allora, io sono stato molto fortunato perché me l'ha ucciso lui, ok? Me l'ha ucciso lui colpendolo con le urne esplosive. E troviamo dei pezzi di pietra del sangue che non ci fanno mai troppo schifo. Allora, Brador dovrà apparire almeno altre due volte, se non ricordo male. Qui purtroppo è pieno di nemici. Vediamo se un po' di danno gliel'abbiamo fatto. Parte di loro ci hanno salutati. Anche l'altro ci ha salutato. Curiamoci un attimo. I cani purtroppo sono una palla. Non è esattamente il punto ideale da cui partire per i combattimenti, però più che altro quello che dà molto fastidio è questo ruggito che fanno, che stordisce il cacciatore. Però utilizzando vari stratagemmi, anche in questo caso se utilizziamo queste urne magari riusciamo a fare un po' di danno? No, apparentemente no. E quindi picchiamoli.
Riesco a farle esplodere io queste... questi vasi, perché non vorrei ci fosse qualcuno che non mi ricordo e li faccio esplodere quando sono lì vicino. Sarebbe molto sgradevole. Questa era pronta a farci un'imboscata, ma non aveva previsto che possiamo venire dall'altra parte. Allora, qui stiamo attenti, perché per cadere di sotto è un attimo. E non ricordo se qua dietro c'è qualche oggetto. Sicuramente qui ce n'è uno. Ok. Mi ricordo che c'erano vari passaggi anche dietro queste case per poter aggirare un po' i nemici. Però attualmente non mi vengono in mente. Ed è un peccato, poteva essere molto utile a farvelo vedere. Ok. Abbiamo un bel po' di fialette. Forse da qui si ha una buona visione. Sono abbastanza sicuro che non si cada da qui. Esatto, da qui si può tranquillamente aggirare i nemici dietro la casa. E qui c'è un oggetto, mi ricordavo, infatti. Qui però siamo bloccati, arrivati qua. Si può un po' vedere il limite dell'acqua, dove c'è il burrone, dove c'è l'abisso, tra virgolette. Guardando un po' per terra, vedete, se proseguissi un altro po' qui cadrei di sotto. Si vede un po' il bordo della roccia. Così, anche per aiutare a voi. Allora, qui dovrebbe riapparire Brador, se non ricordo male, da queste parti. Prova a risalire un po', vediamo. Qui c'è un oggetto che non avevo preso. E se riscendo, in teoria, dovrebbe apparirmi davanti. Andiamoli addosso, non permettiamoli di muoversi troppo. Addio. E qui abbiamo il suo abito. Dovrebbe riapparire almeno un'altra volta, se non ricordo male. Più avanti però, non adesso. Qui abbiamo visto che non c'era nient'altro da fare. Più o meno credo che gli oggetti li abbiamo presi tutti. Per esplorare un pochino la zona sottoterra, ma... mi sembra che ci siamo. Quello che manca forse non è qui, forse è qua. Ho lasciato un oggetto là sopra, ma per il resto abbiamo fatto un buon lavoro, secondo me. Prendiamo queste tre fialette. Bene, ora non ci resta che tornare su in cima e accedere a quell'area dove io ho detto di non andare, perché avremmo saltato tutta questa parte qua, tra virgolette. Per farlo credo che si possa fare tranquillamente da qui, risalendo. Dovrebbe esserci qui la porta che ci conduce sui tetti. Questo è anche un buon punto per visionare l'area e vedere se abbiamo lasciato qualcosa, ma dovremmo aver fatto tutto. Il ponte là sopra l'abbiamo già, ci siamo già passati, l'abbiamo sconfitto Brador la prima volta. Molto bene. Quindi adesso... andiamo sopra. C'era un'altra scala, ok. Mi pareva strano. E possiamo finalmente andare in quest'altra zona. Questa è un pochino incasinata, tra virgolette. Ci sono un po' di nemici che spammano fulmini, incantesimi, roba arcana. Insomma, roba strana che è meglio che si eviti. E cadere di sotto è un attimo anche, quindi stiamo molto attenti. Andiamo da questo signorino. Prendiamo la botte. Con calma. Stiamo sempre attenti a eventuali nemici. Questi con il bastone rompono molto le scatole. Per fortuna sono fragili come gli altri. Ok, diamo le gemme. Adesso, la cosa più importante è innanzitutto ammazzare lui. Che rompe le scatole. Prendiamoci 6 fialette che ce l'hanno date già prevedendo le bestemmie che uno potrebbe tirare in quest'area. Allora, andiamo a picchiare lui.
Andiamo a picchiare l'altro. Fortuna che siamo abbastanza forti da infischiarcene dei danni ora come ora. Mi curo lo stesso perché non voglio fare lo sborone. Anche se in un modo o nell'altro lo faccio, perché fischiandone così dei nemici di subire colpi non è proprio da souls like. Ma ehi, ce lo siamo guadagnato questa potenza, questa overpowered. Essere così forti ce lo siamo guadagnato con i calici, tra virgolette. Ok, allora abbiamo fatto piazza pulita di questa prima parte. Ce n'è un'altra parte inferiore. Prima però apriamo lo shortcut che si trova qua. In questo modo siamo nuovamente alla lanterna. Potete vedere, eccoci qua, la lanterna è qui. L'abbiamo già attivata lì dove c'è Simon. Ormai passato a miglior vita, se così possiamo dire. Ma dobbiamo scendere. Eccoci qua alla scala. Ok. Sono tornato dallo shortcut lì della porta. Qui c'è la scala sulla sinistra. Che non, con questa illuminazione non si vede molto bene, ragazzi. Non capisco bene per quale motivo, ma è tutto molto più scuro rispetto a come vedrete voi su video. Però va così. Allora, la situazione qui è molto schifosa, nel senso è pieno di robaccia. La strada maestra è a destra, dovremmo andare a destra, se non ricordo male. Noi però andiamo anche qui a sinistra, perché ci sono un po' di oggettini da prendere. Allora, questi nemici qua sono molto molto grossi. Cioè, che altro, sono un po' robustini e sono difficili da colpire se non si inclina bene la telecamera. E questo non è morto, tra l'altro, ma perché? Muori. Tra l'altro questi si lanciano addosso, fanno un casino assurdo. Ed escono fuori da tutti questi gusci, quindi magari alcuni sono vuoti, altri no. È un po' difficile da capire dove sono i nemici e dove no. Però vabbè, l'importante è non perdere troppa vita. Distruggiamo i gusci che sappiamo vuoti. Sappiamo che sono vuoti. Ma non è che lo sappiamo, però colpendoli, vedendo che sono vuoti, sappiamo che non ci sono nemici. Questi sembrano tutti... Ora, non vorrei dire castaneria, però insomma, cioè, tutto quello che troviamo qui per terra non è una cosa casuale, ecco. Non è lasciato lì al caso. Altri mostri ciattoli che ci salutano. Ok, questa prima area l'abbiamo ripulita. Qua sotto c'è dell'altro. C'è dell'altro che raggiungeremo, credo. Allora, altri cusci vuoti. Questo non è vuoto. Utile col piedi, perché almeno siamo già pronti a fargli danno prima che escano. Riusciamo a ucciderli prima che mettano il muso fuori, tra virgolette. Ecco, anche questo è un nemico. Non mi attaccare, per favore. Pezzo di pietra del sangue, d'accordo. Fin qui tutto bene. Gusci vuoti, gusci vuoti, gusci vuoti. Te non sei vuoto e quindi la pagherai cara. Te sei un guscio vuoto. Ricordo abbastanza bene che ci fosse un oggettino un po' nascosto in un angolino qua da qualche parte. Vediamo se è così. Oppure se... No, qui decisamente no. Qui abbiamo la scala da cui siamo venuti. Va bene. Raggiungeremo però anche la zona sotto, sono abbastanza certo di questo. Allora, qui abbiamo un po' di... No, la presa! È la prima volta che mi fanno la presa. Quanto danno mi fai? Neanche nulla di eccezionale. Ok, tu sei andato. Ah no, manca sempre. Rimangono tipo un HP ogni volta e mi fregano. Pensiamo a tutti questi qui.
Abbiamo sgombrato tutti i cuccioli. Guardate com'è pulita la zona adesso che non ci sono più questi maledetti. E là dietro c'è un oggettino. Eccolo qua. Pezzi di pietra sangue. Ora. Adesso, in questo momento, avremo a che fare con Brador. Allora, per prima cosa uccidiamo questi qua che sono in arrivo, che si lanceranno come dei kamikaze. Non fanno neanche danno, quindi nemmeno mi metto a schivare, cioè. Ridicoli. Ora però, andando a dritto, troveremo l'elisir piombo. Dietro di noi abbiamo Brador. Che ci attaccherà. Aia, Brador. Brador? Ah, l'elisir di piombo, c'ha. Uff. Ok, l'elisir di piombo è un po' una rottura di scatole perché mi permette di essere molto robusto. Abbiamo preso i pantaloni, quindi... guardiamoceli un attimo se danno informazioni aggiuntive. I pantaloni abbiamo preso... l'abbiamo ucciso 3 volte, quindi abbiamo ottenuto pantaloni, guanti e busto, se non ricordo male. Pantaloni stranieri insanguinati. Brador indossò lo scalpo bestiale di un compatriota e si nascose. Vabbè, no, non ci dice molto di diverso. L'abito stravolto, Yargul, l'abito del carnefice, divisa gente, gascogna, in pelle... Ecco, l'abito in pelle di bestia. La pelle insanguinata di un orribile chierico belva, ricavata dalla schiena. Senza la pelle della bestia, quest'abito straniero passerebbe inosservato. Brador indossò lo scalpo bestiale di un compatriota e si nascose, nonostante odorasse ancora di sangue. Va bene. Quindi possiamo un po' dedurre che ha ucciso un chierico belva lui per ottenere questo abito. Ora, laggiù ci aspetta uno di quegli stregoni che spamma teschi, quindi andiamogli addosso. Nella mia testa funzionava bene, invece non è andata proprio bene bene. Allora, non è andata proprio come avevo in mente. Ok, però siamo vivi, questa è la cosa più importante. Allora, con calma adesso. Andiamo a sangue freddo. E ora. Non vedo niente, ragazzi, non vedo niente. Ok. La luminosità è veramente bassa. Non posso alzarla perché sennò... Cioè, o l'alzo dal televisore, ma dovevo regolare un po' meglio. Allora. Qui abbiamo il burrone. Cadendo qua raggiungeremo l'ascensore, quindi andiamo. Allora, prima cosa, qui abbiamo la zona per l'orfano, per il boss, ma ci arriveremo in un secondo momento. Mentre scendendo qui, raccogliamo un oggettino, gemma sangue umida, cacciatore stirpa maledetta, vabbè, robe. Abbiamo 102.000 eche che ancora non ci bastano per fare un livello, il che mi rende molto triste. E tiriamo la leva, cosa più importante. Tiriamo la leva, l'ascensore scenderà. Così che noi si possa andare su e sbloccare lo shortcut. Aprire la porta da quest'altro, dal lato, insomma, dell'ascensore. Così saremo direttamente alla lanterna, vedete? Eccoci qua. La nostra lanterna è lì. Vedete quante aree sono connesse alla stessa lanterna? Incredibile. Ora, riscendiamo un attimo, facciamo una piccola esplorazione aggiuntiva e poi chiudiamo qua il video perché affronteremo
i boss nel prossimo. Così siamo più o meno come da programma. Allora, questa è un'area estremamente tosta e fastidiosa perché ci sono i cervelloni. Avremo bisogno di una alta resistenza alla follia. Vediamo che cosa è che ce lo può fornire. 41, 45, 48 resistenza follia, 56 resistenza follia. Ci servirà molta questa resistenza. Resistenza follia 26, 27, 24, 16, 28, 30. Ok, 30. Ok. Ora a questo punto mi viene il dubbio che... No, l'equipaggiamento del cacciatore, in realtà i cappelli almeno ci danno parità. Quindi avremo solamente il cappuccio rosso, che è un po' un richiamo a un boss che vedremo magari tra qualche... tra un bel po' di tempo. Allora, avremo poi bisogno ovviamente di elisir, che io non sono sicuro di avere, dei tranquillanti, come si chiama, dove si trovano? Elisir, sedativi, ecco, sedativi si chiamavano, perdonatemi. Questo perché qua dietro avremo a che fare con queste bestie, i cervelloni di nuovo, che io speravo tanto non incontrare mai più in vita mia. E invece è importante sbloccare prima lo shortcut, perché almeno non rischiamo di morirci. Ouch. No. Vorrei evitare di sprecare un sedativo. Ok. Ce ne saranno due di questi nemici. Sono abbastanza certo. Vediamo questo oggetto. Ah, ci ha visto. No, mi ha preso, mannaggia, sono morto. Uff. Allora, in realtà possiamo, facendo questo esperimento, ho capito che possiamo permetterci di colpirlo a raffica forse prima che ci faccia la presa. Allora, era importante uccidere questo soprattutto. Gradirei avere una visuale migliore, grazie. Era importante perché adesso abbiamo raggiunto la zona sottostante dove potremo trovare altri oggetti importanti e utili. L'abbiamo quello con i tuoni che spamma fulmine e saette. Vediamo se ci prende fino a qua. Credo di no. E invece sì. Quindi andiamogli addosso direttamente, senza pietà proprio. Non me ne frega niente. Devi morire. Basta. Tu addio. Questo, siamo stati fortunati e questo è rimasto bloccato qua come un pirla. Ok. Ce ne sono altri. Ah, mamma mia. Fanno un po' pena. Ok, due fialette. Per rifarci un po' dello schifo che abbiamo fatto contro i cervelli, Brador e quant'altro. Dobbiamo stare attenti perché non ne abbiamo tante di fialette. Dobbiamo ancora esplorare una piccola area. Questa è forse un'altra. Allora, stiamo attenti qua. Altre creaturine molto losche ci aspettano. È un buon posto anche per farmare un po' di proiettili, se non, mi sembra che se ne facciano un buon numero. Ora, qua dovrebbe essercene un altro di questi. Eccolo, me lo ricordavo che eri qua, infame. Cioè, fate fuori subito quello che fa i fulminini. Sentite qua che belle le paroline che escono fuori dalla mia bocca. Comunque, lo spammatore di fulmini lo abbiamo fatto fuori. Ora non ci resta altro da fare che... Vabbè, aspettiamo che arrivino anche loro. Ma dove vai? Ma dove sta andando? Ma perché hai fatto sta roba? Guarda da te. Ah, su, dicevo. Mori. Ok. Abbiamo pulito anche quest'area sotto. Abbiamo quasi completato tutto, devo dire. Non c'è rimasto molto altro da fare se non prendere la gemma del sangue umida fulmine strana e la roccia di sangue per portare un'altra arma più 10. Quest'area l'ho voluta visitare anche per questo motivo, perché appunto
Esatto, una roccia non si lascia mai indietro, eh? D'accordo? Ora, morire adesso in realtà non mi farebbe più mettere le mani nei capelli, se non un pochino per gli echi, ma non importa. Diciamo che il nostro personaggio, per quello che deve fare, va più che bene così come è adesso. Un livello in più o meno non farà la grande differenza. Allora, stiamo attenti perché qua c'è un altro cervellone. Altro cervellone che spero di uccidere. Sono stato un po' fortunato, ha fatto quella presa che neanche... Bello sprecare un sedativo così inutilmente, vabbè. Gemma del sangue umida e... Gemma del sangue umida e... Indovinate un po'. Sangue freddo di un familiare. Questa è l'area che abbiamo fatto precedentemente dove abbiamo preso l'aracuio. Quindi non sto a riscendere perché non servirebbe a nulla, ok? Cos'altro manca? Mi pare nulla, abbiamo fatto tutto. Perché da lì ci siamo venuti, abbiamo fatto la strada a destra che ci porta alla zona dove abbiamo preso la roccia, la strada a sinistra che ci porta al baratro, tra virgolette. Quindi, bene ragazzi, abbiamo esplorato tutto e torniamo alla lanterna, vediamo se un livellino ce lo facciamo assolutamente. E mi comprerò anche qualche fialetta di sangue, credo, perché ne abbiamo consumate un buon numero. E nel prossimo video, appunto, ci dedicheremo a concludere il DLC. Abbiamo tra l'altro 77 punti di intuizione, che sono una marea. Ci posso comprare tranquillamente un'altra roccia. Quindi, non male come cosa. E allora, non credo mi bastino per livellare. Vai. Molto bella. Lascia. Madonna mia. Certo sei una tassa ora, eh. Allora, inventario. Sei proprio una tassa. Usa multipli. Usiamo le 4 perché tanto. E ancora non basta. Perché deve arrivare a 137 se non ricordo male. Mamma mia. Usa multipli, ne usiamo 5. Dovrebbero andare bene. Ha voglia. Vai. Allora, incanaliamo gli echi. Ci facciamo un altro livellino per portare a 48 l'abilità. Confermiamo. Ci compriamo qualche fialetta, va. Ci possiamo prendere solo 4, ma tant'è. Poi, i restanti echi non li utilizzerò per livellare, bensì per acquistare gli oggetti qui dai nostri signorini. Però devo prendere quelle del DLC perché mi manca il trofeo di prendere tutte le armi del DLC, non l'ho mai fatto. Detto questo, ripariamo l'arma? Possiamo? Ci bastano gli echi? Credo di no. No! Vabbè, ma non è messa così male, credo. Va bene ragazzi, mi rimetto il mio set predefinito. Alla fine la resistenza alla follia sì, ma non è che ci abbia aiutato molto, devo dirla tutta. Vediamo, questi guanti erano e i pantaloni. Ma i pantaloni bene o male. Rimaniamo così. Bene ragazzi, direi che possiamo chiudere qua questo video. Spero che vi sia piaciuto. Abbiamo esplorato tutto il villaggio dei pescatori. È stata tosta, sono morto un paio di volte. Mi dispiace, ci sono stati dei tagli perché volevo rendere il video un pochino più breve, ma vedo che è abbastanza lungo, quindi non è che abbia fatto non è che mangerò troppi minuti col taglio, ecco. Però insomma, ce l'abbiamo fatta. Quello che ci manca da fare adesso sono gli ultimi boss che faremo nel prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Da un bel tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye.